Benvenuti amici di Easy Go Air. Qua oggi siamo con Giorgio Denny, che ci presenterà cosa? Ma parlerò, non so se si vede della maglietta, parlerò forse di matematica. Però io faccio le gare di matematica, mi diverto sempre a inventare dei problemini matematici, a risolverli, non sempre riesco a risolvere tutto. Magari se hai già qualche idea, qualche domanda, si vede una faccia da panico. Se hai già qualche idea, tu mi hai detto che avevi qualcosa da chiedermi. Sì, come è nata questa passione, direi? Ma io sono sempre stato un po' curioso, dovevo capire perché una cosa funzionava in un certo modo, dovevo guardare tutte le targhe, le etichette, tutte le cose che vengono scritte da qualunque parte. Io devo già preparare l'anagramma, devo vedere cosa viene fuori. Ecco, questa è una parte letterale, però nella parte numerica è la stessa cosa. Con tutti i numeri, o con quasi tutti, si può inventare un giochino. Con tutti gli oggetti che si hanno davanti si può inventare un giochino. E questo sembra strano, invece giocando si possono scoprire anche grandi teoremi. Tante cose molto importanti della matematica sono state in gioco per tanto tempo. Per esempio, i numeri primi. I numeri primi sono stati così pensati e scoperti qualche migliaio di anni fa. Forse lo ricordi questa data? No. È piccolo. Molti anni, 2000 anni fa. Però servono quando? Adesso. Perché con i numeri primi si riesce a criptare i messaggi che ti mandi su internet o a posta elettronica. Oppure non so se hai conto in qualche banca, danno degli aperitivi che presentano un codice sempre diverso ogni minuto. Sì, che cambia. Esatto, come funziona? L'hai smontato? No, mai. Qua hai sbagliato, smontarlo, devi guardare. Ecco, non si vede niente naturalmente perché è elettronico. Oh, quando ero io piccolo ero fortunato perché non c'era niente di elettronico, era tutto di manuale. E io smontando, per esempio, c'erano dei calendari, non so, vedo delle persone un po' più grandi, forse si ricordano, dei calendari con le alette da parte. Si giravano queste lette, io li ho smontati, ma già all'asilo ero un smontatore favoloso, dopo non ero in grado di rimontarli i calendari, perché dovevo capire il meccanismo. Dovevo vedere, per esempio, ecco, sto parlando di calendari, sai che sono quei calendari che hanno le cifre, oggi è il 5, domani il 6, devi ricomporre. Non avete mai visto, con due cubetti. Ok, ho capito, ecco, sì. Hai provato a fare, tu, a vedere... Questo lo farai stasera, per un compito per casa. Studiare quali numeri devi scrivere su questo cubo e quali su quest'altro. No, ecco, non ho provato. Dopo la fine vi mancherà spazio perché non si riesce a mettere tutte le cifre. Però se il 6 lo utilizzi come 9, allora ce la fai. Vedi che bisogna un ingegno, qualcosa, un bel studio, uno studio su tutto e dopo si risolve tutto. Io faccio la stessa cosa con le pistole a pallini, no? Le smontavo io per vedere come fatte dentro e poi non riuscivo mai più a rimontarle. Cioè, no, collega, non... questa, bisogna vedere come sono fatte le cose e dopo, vabbè, se si riesce a rimontare va bene, però intanto si è visto come funziona, questo è interessante. Oggi qua lei ha dei bicchieri, no? Guarda, non ci avevo fatto caso, ci sono 5 bicchieri, non ci avevo fatto caso. Bene, boh. E come le utilizza? Ok. È un problemino di... Allora, dopo festeggeremo, dobbiamo brindare. Per brindare occorre che i bicchieri siano tutti girati verso su. Adesso sono alternati. Okay. Allora gireremo tutti i bicchieri verso su in tre mosse. La mossa consiste nel girarne due contemporaneamente. Adesso sono alternati. Guarda, io giro prima mossa, seconda mossa e terza mossa. Adesso sono tutti girati. Chi vuole cimentarsi? Tu, ti tengo il microfono, vuoi far tu? Dopo toccherà tu. Sì, va bene, ok. Allora, ce n'è per tutti. Allora, due, allora sono alternati, tre mosse e due bicchieri per mossa. Ok, allora, dove si girano le mosse? Dove si girano tutti i verso l'altro. Perfetto, uno. Ok. Poi così come lo fai. Esatto, vedo che stai per uscire. No? No? Ho visto già tutti quanti per tutto. È sbagliato. L'idea va bene, ma non è una soluzione. Vuoi provare tu? Di no. Facciamo fare brutta figura, dopo la tagliamo se avete fatto brutta figura. Però dopo cerchiamo di capire. Scusa. Il meccanismo bisogna capire. Vedo che abbiamo interessato anche gli altri ragazzi, forse tre mosse. Prima mossa. Perfetto, questo è facile. Tutti ridono qua, facile per loro perché sei tu qua davanti. Seconda mossa, dai.
Cioè, una è fatta, siamo un terzo del nostro mumble, forse non si sente, ma c'è un mumble che rimbomba. Sì, sì. Che esce dalla sua testa. Esatto. No? Vabbè, prova lei. Il primo e quello in mezzo, senti il suggerimento del tuo amico. Il primo e quello in mezzo. Vai. Il primo e il secondo. Il primo e il secondo? Questi due. Come vuoi? Io mi fido di più di Tognan. Ci fidiamo di Tognan. Tognan. Due, perfetto, e ce la fa. Ancora la terza dai. Mossa. Ah no. Ma no, come? Ma no, dai. Eppure, guarda, io non sono un precisatore. Rimettiamoli alternati. Sono alternati. Gireremo per primi questi due, guarda. Una mossa. Per secondi questi due, seconda mossa. E per terza... Guarda, è una goturia vedere le facce con i nostri amici. So io perché. Come mai ce l'ho fatta? So io perché. Ah, lui ha capito. Prova, perché prova. Tu ne avevi messi due a testa in giù. Esatto. Allora guarda, dai. Il controllo di parità è una cosa matematica molto potente. Io chiedo scusa, la uso per questo giochino, però ci sono grandi teoremi dietro questa cosa. Allora, adesso sono tre bicchieri girati verso su, io alla fine voglio averne cinque, non tutti cinque. Se io faccio le mosse lecite, vedi, adesso ce ne sono tre, adesso ce ne sono uno, adesso ce ne sono... adesso ce ne sono 5. Il numero di bicchieri girati verso su è sempre dispari e quindi potrò arrivare a 5. Quando io faccio un po' da carogna, si può dire carogna? Sì, sì. Per voi, vi ho girato alternati ma due soli. Quando si parte da due bicchieri girati verso su con queste mosse, si va sempre da due che è pari a un numero pari. Adesso 2 ed è pari. Adesso 4 ed è pari. Adesso 2 ed è pari. Adesso 0 ed è pari. Ho qua un'altra dimostrazione che lo 0 è un numero pari. Quindi i bicchieri servono per questo. Ho visto che c'è uno studio nella stanza vicino sul numero 0. Beh, vedi che qualcuno dice lo 0 è dispari o neutro, qualcuno dice neutro. Invece lo 0 è pari, perché è venuto fuori da questo giochino. Adesso 2, forse c'è anche qualche altra motivazione per cui lo 0 è pari, comunque lo 0 è pari. Adesso se tu vuoi fare i tuoi amici, devi proporre in questa situazione. Mm-hmm. E dirai alternati sono alternati, però quando vuoi fare tu parti da questa situazione di un numero dispari di bicchieri già finale e quindi riuscirai a farlo. Il fatto di tre mosse si può fare anche in una, però il fatto di tre mosse svia un po'. Ti è piaciuto? Sì. Ah, che bella. Guarda, è una goduria vedere le vostre espressioni, perché quindi per vincere la matematica interessa. Sì, quindi per vincere bisogna avere due bicchieri a testa in giù. No. Esatto. E per fregare le persone, tre bicchieri a testa. Al contrario. Contrario. Allora, scusa, tu devi ottenere, quanti devi ottenere alla fine? Cinque in su. Sì, sì. E cinque dispari. Sì. Devi partire da una situazione di dispari, di tre girati verso su. Sì, sì, sì. Ecco, okay, poi sì. Gioca per soldi. No, scherzo. No, perché questo aiuta a essere concentrati. No, non fatto, assolutamente. No. Ti è piaciuto? Sì, sì, sì. Vedi, grandi teoremi della matematica, controllo di parità, risolve tanti. Si dimostra che il controllo di parità che radice di due è irrazionale. Cosa vuol dire? Niente. È una roba uguale ai bicchieri, bisognerebbe avere carta e penna, ma funziona allo stesso modo. Se qua è dispari, se è pari è pari. Il concetto è quello. Se l'hai capito dei bicchieri, vai a guardare perché radice di due è irrazionale è la stessa cosa. Questo mi piace della matematica, che si può risolvere tutto così. Dovremmo però riempire di questi bicchieri, cari amici. Chi ha una bottiglia? Un po' di spumante, no? Si va. Dai, ti conviene fare te una domanda, perché se lo faccio io. Ma se vuole fare una domanda, la prossima benissimo. Settimana ci sono le gare alla Bocconi, ci troviamo a Milano, all'Università Bocconi, gran bella prestigiosa università, e facciamo le selezioni nazionali. Saremo 4.000 ragazzi, anch'io sarò concorrente. E dopo qualcuno di noi va a fare una finale. I problemi sono di questo tipo, non occorre diventare armati ad avere 100 teoremi imparati per capire tanto. Piuttosto si sperimenta e si riesce a fare. Con la logica, cioè. Con la logica. Per esempio noi 10 qua, se tutti i 10 ci dessimo la mano, no? Ci stringiamo la mano, non tipo girotondo, ma tipo ciao, 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 ciao.
tutti i 10 ciascuno stringe la mano a tutti gli altri. Quante strette di mano ci saranno? Intanto qua tutti avranno già cambiato canale. 10 è la seconda. 10 è la seconda? 10 è la seconda, come ti chiami? Andrea. Andrea, per te Miss Italia finisce qui. No. Dieci per dieci meno? Allora, siamo in 10. Tu a quante persone stringi la mano? A nove. Io a 9, tu a 9, tu a 9, ciascuno di noi stringe la mano 9 volte. Quindi 10 persone stringono ciascuno 9 volte la mano. Quindi 10 per 9. Mm-hmm. Però in questo modo ho calcolato ciascuna stretta di mano 2 volte. Io la do a tu, te e tu la dai a me. Sì. Quindi 80 strette di mano. No, quindi no. Bisogna fare la metà, perché anche la tua con la tua l'ho contata 2 volte, anche la tua con la tua stretta di mano, mm-hmm, l'ho contata, sì, fra le tue e anche fra le tue strette di mano, è chiaro? Sì, allora sì. Ognuno di noi 10 dà 9 strette di mano, 9 per 10 90, e dopo la metà, perché ogni stretta di mano è stata conteggiata 2 volte. Mm-hmm. Ma si può fare così, facciamo anche il filmato, visto che abbiamo la cinepresa della festa. Arrivo io, quante strette di mano? Nessuna. Arrivi tu, sì, dai una stretta di mano. Arrivi tu, ne dai due. Ne arrivi tu, 3, 4, 5 e l'ultimo quante ne darà? 9, giusto? Quindi devo fare 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9. Si fa la somma, chi è bravo sommaro? Con 2 metri. Ecco, se c'è qualche bravo sommaro si fa la somma e fa lo stesso 45. Mm-hmm. Vedi che si può affrontare anche in due maniere diverse. Sì, sì. Mai pensato che un problema si può affrontare in due maniere diverse? No. No, allora daremo una terza dimostrazione. Siamo in 10. Intanto mi fanno già segno di chiudere, ma comunque va bene, andiamo avanti. Allora, siamo in 10. Allora, noi due ci diamo la mano. Tu dai la mano a quell'altro lato. Quell'altro lato ci sono 5 coppie. Sì. 5 coppie. Adesso, dopo, prendo la mano a te, noi due, ci sono di nuovo 5 coppie. Quanti turni di 5 coppie ci saranno? Io devo passare in rassegna. Quindi ognuno deve passare in rassegna 5 persone, no? Quante persone? Siamo in 10 tutti. Quindi 9 persone in 9 persone, persone, bravo. Okay. Ognuno deve passare. Quindi dobbiamo fare questa cosa di darci 5 strette di mano 9 volte. 9 per 5? 35. Viene sempre pari possibile, quante dimostrazioni diverse si possono dare e sempre viene stesso risultato. Questo è il vero della matematica. Magari a me è più congeniale una, a te un'altra, sì. Un'altra, magari ce n'è anche qualcun'altra. Come va, ragazzi? Qua arriva la divinità. Vabbè, come va? Ti sei preso? No. La matematica, guarda. Ti guardi all'allentatore questo nostro filmato. Guarda che mi sembra strano, ma la matematica è fatta veramente di cose semplici. Anche ho avuto una discussione, perché voi matematici ci imponete certe cose? Per esempio, perché si fanno prima le moltiplicazioni e poi le addizioni in un'espressione? Perché? Non ho idea. Inquadra questa faccia. Non hai idea. Perché si fa così? Perché tu nella tua vita fai così? Perché se tu vai al bancomat e prelevi due pezzi da 50 e tre da 20, l'espressione è 2 per 50 più 3 per 20. Come fai i calcoli per sapere quanti soldi hai? Fai 2 per 50, 100 più 3, 103 per 20? Prima le moltiplicazioni. Esatto, perché nella vita lo fai così. Fai due pezzi da 50 mi dà 100, tre pezzi da 20 mi dà 60 e ho 160 euro. E sappiamo tutti che sono 160 euro. Però se lo troviamo su un libro di scuola, prendi appena, butti là, matematica non è per me, ti butti per terra e così. E invece lo fai tutto il giorno nella tua vita. Guarda che la matematica semplicemente mette per iscritto le regole che già noi usiamo nella nostra vita comune. Adesso mi dispiace per i genitori di questi ragazzi che nella loro crescita risentiranno di questo incontro. Facciamo l'ultimo giochetto? Oh, va bene. L'ultimo, dopo casomai ne facciamo un altro. La tabellina del 9? No. No. Come si fa la tabellina del 9? No, ecco, questo mi piace. 9 più 9, poi il risultato più 9. Ma dai, lo sai. Ci sono i numeri che vanno da 0 a 9 e vengono invertiti. Esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se li scrivi di fila nella casella 0, delle decine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nella casella delle unità al contrario. Però è più semplice ancora. Adesso non so se avete... io ho portato da casa le dita.
Avete con voi? Sì. Allora guarda, basta mettere così le dita. 9 volte quanto vuoi che facciamo? 4. 9 volte 4. Allora prendi il quarto dito, 1, 2, 3, 4 e lo tiri giù. Quante dita ci sono prima di questo che ho tirato giù? Aspetta, il quarto, così. Ok. Quante sono prima? E dopo? 6. Prima di questo che ho tirato giù ce ne sono 3 e dopo 6. 3, 6. 36. 9 per 4 fa 36. T'hai visto che funziona? Qualcuno mi ha detto che funziona con le dita anche degli altri, meno del mio amico Fabio, gli manca un mignolo. Però vedi che anche la matematica ha le sue regolette o controregole. Però usualmente 9 per 9, tiro giù il dito numero 9, ce ne sono 8 prima e 1 dopo, 81, 81. Prima visto? Questo non sapevo. Boh, adesso brindiamo finalmente, sì. Dopo ne faremo altri. Va bene, va bene. Va bene? Va bene. Contenti? Grazie, grazie. Sono divertito. Bon, grazie cari, grazie. Scusate, io mi ho preso un po' in giro, ma no. La matematica è fatta da cose divertenti. La fine del 9, che la quinta elementare che dovevo farla ancora, io quindi... E vedi. Mi fa più che bene. Bravo, mi fa piacere, ma porca miseria, sono contento.